Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e che stiate passando delle belle giornate. Ragazzi, c'è aria di terremoto, c'è aria di bufera, c'è aria effettivamente, ragazzi, di grande polemica perché le dichiarazioni di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, a El Chiringuito TV riaprono quella che ovviamente è una delle più grandi tematiche all'interno del mondo calcistico, ovvero la Superlega. La Superlega, ragazzi, a differenza di qualcuno che continua a definirla chiusa e terminata e ormai evaporata, come sapete bene da accordi, non è per niente andata fuori dai progetti. Io vi spiego un po' quello che sta succedendo perché ci sono veramente tante cose che vi devo dire. Prima di iniziare, come al solito ragazzi, io volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni ovviamente trovate nuovi video, nuovi contenuti, quindi se vi va, insomma, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. All'interno della descrizione trovate OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è gratis. E poi trovate anche i miei social, quindi se vi va venite a trovare sui social. Allora, la cosa semplice da dire è che le squadre della Superlega sono nella Superlega, cioè una notizia che ultimamente sta facendo un po' scalpore è la notizia secondo la quale le squadre interessate ad uscire fuori dalla Superlega possano di fatto slegarsi dal progetto Superlega in maniera autonoma. Questa è una cavolata grossa come una casa creata dai giornali che io non capisco come faccia ad avere un'attinenza. Vi spiego anche il perché. Partiamo da un presupposto molto semplice. La Superlega è nata in seguito non ad un capriccio, come dice qualcuno, non ad una volontà di potere, come dice qualcun altro, ma è nata in seguito ad un'esigenza. I presidenti delle squadre di calcio sono persone che devono sostenere ogni anno delle spese per mantenerle queste squadre di calcio. Una squadra di calcio non si gestisce come alla PlayStation. Ci sono tante spese, ci sono tanti problemi, ci sono tante situazioni. E a tutela delle squadre di calcio devono esserci gli organismi. È come se un paese dell'Unione Europea si trova all'interno di un problema, insomma, diplomatico o comunque si trova in crisi e l'Unione Europea, anziché aiutare e varare dei procedimenti per aiutare, altamente se ne frega e dice: ah, guarda, veditela te perché non ho voglia. I club devono andare dalla UEFA quando hanno qualche problema. I club, durante il periodo Covid, in cui ci sono state perdite di bilancio importanti, in cui ci sono state situazioni che hanno purtroppo portato danni a questi club, hanno più volte invocato l'aiuto della UEFA e non hanno ricevuto nessun tipo di provvedimento. La UEFA ha sempre rifiutato di aiutarli, la UEFA ha sempre rifiutato di dare una mano, la UEFA non ha mai comunque rappresentato per questi club un aiuto. Quindi da questo e da molto altro parte l'idea della Superlega. Non da un capriccio, non da una volontà di fare una competizione nuova perché cioè, non parte da una cavolata, parte da un bisogno, parte da un bisogno chiaro e netto. Da questo punto di vista, le società che hanno costituito la Superlega sono quelle famose 12 società. Ok? Delle 12 società, tutti i presidenti di queste società hanno firmato un atto all'interno del quale c'è scritto che c'è la partecipazione alla Superlega. E c'è una clausola di uscita della Superlega fissata a 300 milioni di euro. L'ho sempre detto, ci sono dei documenti ufficiali all'interno dei quali voi potete leggere tutto. C'è, ovviamente, non so se siano ancora disponibili sul web, ma credo che siano disponibili. All'epoca, quando scoppiò, diciamo, la polemica, erano tutti open source, quindi erano disponibili perfettamente sul web. Se voi leggete fra le righe, leggete anche la clausola di abbandono della Superlega. Cioè, tu per uscire dalla Superlega hai bisogno di pagare 300 milioni. Vi risulta che qualche squadra della Superlega abbia pagato questa cosa? A me no. Quindi tutte le squadre sono all'interno della Superlega. Questa operazione di deviazione collettiva che sta cercando di fare Seferin è veramente una delle cose più spietate, scorrette, proprio ridicole, leggere e al tempo stesso, non solo diciamo in questo mondo qui, ma anche proprio una delle cose più futili che io abbia mai visto fare ad un presidente, ad un dirigente di un organismo calcistico.
Stiamo parlando di un soggetto che rappresenta la UEFA, ragazzi, di un soggetto che va in giro per il mondo ad insultare i presidenti delle squadre di calcio. Cioè, sembra di assistere a un programma televisivo con, voglio dire, con gente che arriva negli studi e comincia ad offendere gli altri. Solo perché si ha una visione calcistica differente dalla propria. Florentino Perez al Chiringuito TV l'ha detto chiaramente, la Superliga rimane in piedi. Ma non rimane in piedi perché noi vogliamo fare la Superliga, noi ovviamente inteso come Juventus, Real e Barcellona, ma perché noi abbiamo in questo momento capito che l'unico modo per contrastare quello che sta succedendo nel calcio è fare la Superliga. Ovviamente io mi riferisco a tutto ciò che sta succedendo con il problema economico dovuto alle realtà City e Paris Saint-Germain. Sono delle squadre di proprietà degli stati, cioè sono talmente ricche da rappresentare una corruzione di mercato. All'interno di un mercato competitivo economico è giusto che ci sia varietà, ma è giusto anche che ci si batta ad armi pari, cioè società con società, regole che valgono per tutti, non regole che valgono solo per alcuni. Il City e il Paris Saint-Germain hanno più volte violato queste regole e non hanno ricevuto nessun provvedimento disciplinare dalla UEFA, semplicemente perché c'è un atteggiamento sbagliato nei loro confronti. Una società di calcio, per quanto ricca, non potrà mai competere con uno Stato, cioè una Juve con Elkan alle spalle non può competere con lo Stato del Qatar, perché lo Stato del Qatar avrà sempre più soldi di Elkan. Il Real Madrid, con un azionariato popolare, non potrà mai competere con il City che ha dietro mezzo Qatar. Cioè, sono delle squadre che hanno una proprietà irregolare. O si cambia proprietà a queste squadre e quindi si raggiunge un fondo, si cede questa squadra ad un soggetto imprenditore reale, non uno Stato, oppure si fa questo, si cambia il calcio. Mi dispiace che molte persone questa cosa non la capiscano, perché ho notato che molte persone questa cosa non la comprendono proprio, continuano a dire che la Superlega sia un modo per andare ad infarcire di soldi le squadre. Ragazzi, benvenuti nel calcio di oggi. Cosa credono queste persone? Che il calcio di oggi sia ancora quello di 50 anni fa, in cui i giocatori si pagavano le trasferte da soli? Il calcio di oggi purtroppo è tutto legato ai soldi. È tutto legato ai soldi, non si tratta di avere una visione come la mia, si tratta di essere realisti. È tutto legato ai soldi. Purtroppo è tutto legato ai soldi, ma se il modello competitivo rimane per tutti, allora in quel caso lì dice vabbè, è tutto, loro hanno più soldi, arrivederci. Ma se tu cambi regole a seconda di come tu effettivamente sei, allora in quel caso lì intervengo e ti faccio vedere un po' quello che vuol dire lavorare nel calcio. Senza contare il prodotto. Quando si è nel calcio si ragiona come se si fosse degli imprenditori. I presidenti ragionano così, ragazzi, non ragionano come tifosi. Non ragionano come chi guarda le partite, ragionano come uomini d'affari, perché sono uomini d'affari. Il prodotto calcio, secondo le statistiche, sta perdendo miliardi di euro all'anno. Siamo in crisi. I ragazzi della mia età, più grandi di me, più piccoli di me, quindi ragazzi come me, ragazzi ovviamente come me, ma anche più grandi di me o più piccolini di me, c'è una larga fetta di queste persone a livello anagrafico che non segue più le partite, segue solo quelli che giudica big match, cioè un tifoso medio, quindi un giocatore, un soggetto che mediamente tifa una squadra. Non guarda più tutte le partite della propria squadra, non guarda più tutte le partite, ma guarda le partite importanti. Cioè, su 38 partite di campionato, queste persone ne guardano 15, che sono quelle importanti, quelle con le grandi squadre, perché vogliono vedere i campioni in azione. Il tifoso fidelizzato, cioè quello che ti seguiva tutte le partite uno all'altro, sta sparendo dal mondo del calcio. Perché le partite vengono giudicate troppo lunghe? Perché c'è troppa attesa per una partita, perché ci sono troppe partite ravvicinate, perché fare il tifoso a tempo pieno di una squadra veramente dovrebbe essere considerato un lavoro, perché ogni 3 giorni c'è una partita. Sto scherzando, ovviamente sto esagerando, ma avete capito qual è il senso. Molte persone preferiscono vedersi gli highlights su YouTube, altre persone preferiscono andarsi a vedere le partite ridotte.
Non c'è più quella cultura di vedere la partita dall'inizio alla fine. Cosa sta facendo la Superlega per questo? Sta creando un torneo all'interno del quale ci siano tante squadre di livello per invogliare i giovani e le nuove generazioni a guardarsene quelle partite là. Cosa sta facendo la UEFA per questo? Niente. La UEFA ha creato una nuova Champions League, aggiungendo addirittura delle squadre all'interno di quella Champions League, come se non fossero già abbastanza. Ha aumentato il numero delle partite, quindi di conseguenza assisteremo a delle partite all'interno delle quali non ci sarà attrattiva per il mercato. È una strategia ridicola. È una strategia che chiunque abbia studiato un minimo di economia può contestare. Tu devi dare al pubblico quello che il pubblico vuole, se vuoi guadagnare, vuoi reggere la tua società. Non puoi fare di testa tua, è una legge del mercato. Immaginate di essere all'interno di un business, ok? In cui producete qualche prodotto, producete, se la domanda di un determinato prodotto è alle stelle, se la richiesta di un determinato prodotto è alle stelle, tu non puoi ignorare quel prodotto e continuare sulla tua strada. Perché se lo fai, la tua società perde denaro. È un semplice concetto economico che si studia alle superiori per chi fa i licei economici. E questa è una cosa che Seferin sembra non capire, perché è troppo impegnato a fare minacce. È troppo impegnato a credere che le situazioni all'interno del contesto calcistico siano a posto. Cioè, per Seferin non ci sono problemi all'interno del contesto calcistico. Perché dobbiamo ignorare dei problemi che sono palesi all'interno dell'industria attuale? Cioè, perché io devo andare effettivamente a far finta che non ci siano problemi, ragazzi? Ma perché dobbiamo far finta di questo? Ma vi sembra normale che la vincitrice della Champions League prenda, cioè, in totale una cifra irrisoria? Cioè, si sta parlando che in relazione a tutto l'impegno che c'è per la Champions League, a tutto l'esborso che c'è per la Champions League, tu prendi dei soldi che a malapena vanno a coprire i costi. La Superlega, il vincitore, prende 300 milioni di euro. 300 milioni di euro. Ci siamo resi conto di come si sta arrivando? Allora, il modello di calcio di Seferin sarebbe stato attuabile e sarebbe stato rispettabile qualora si fossero mantenute delle istituzioni normali all'interno del calcio. Cioè, tu per fare, per proporre, per continuare ad avere questo modello di calcio, saresti dovuto essere intelligente e dire: va bene, allora metto un freno. Metto un freno ai trasferimenti, metto un freno al denaro, metto un freno a tutto. Ma quando tu permetti determinate cose, tu crei un sistema all'interno del quale c'è bisogno di rimanere competitivi. Trasferimenti, contratti esagerati, sponsor, paesi che vanno a fare da proprietario, membri della UEFA che si trasformano in imprenditori. Cioè, tutto questo è inaccettabile sotto tutti i punti di vista. E se non riesci a capirlo, non è perché non lo capisci, ma è perché non lo vuoi capire. Quindi smettiamola un po' di considerare la Superlega come il problema principale. La Superlega è l'unica cosa decente che può andare, l'unica cosa decente che può andare effettivamente a rappresentare il calcio. Qui c'era un messaggio sulla telecamera, credo sia la batteria. È l'unico messaggio, l'unica cosa decente che possa salvare il calcio. La qualità della ripresa, ragazzi, perdonatemi. Quindi non c'è assolutamente niente da dire all'interno del contesto calcistico se non facciamo la Superlega. E mi dispiace tanto per Seferin che crede che le inglesi abbiano abbandonato il progetto. Le inglesi non l'hanno abbandonato il progetto perché le inglesi non hanno assolutamente attuato nessuna procedura per abbandonare il progetto. Il comunicato su internet non è sufficiente per lasciare la Superlega. Credo che questo sia chiaro a chiunque abbia un minimo di intelligenza. Non te ne puoi uscire con un comunicato random e dice: sai, io me ne vado, a rivedere. Non è questo. C'è una multa. Voi credete davvero che tre imprenditori di livello internazionale come Andrea Agnelli, Perez e Laporte siano degli sprovveduti, incapaci di capire che cosa si sta facendo? Cioè, credete davvero che questi tre, che insieme gestiscono tre delle squadre, le tre principali squadre al mondo per blasone e per competitività,
insieme ovviamente alle altre che hanno aderito alla Superlega, voi credete che queste tre squadre, questi tre presidenti, siano degli stolti? Cioè credete che siano degli scemi, che siano degli stupidi, che siano degli incompetenti, che siano dei dinosauri? Credetemi, ragazzi, siete fuori strada. Siete proprio fuori strada. Oggi appoggiare la UEFA all'interno di un contesto del genere vuol dire andare a favore di Paris Saint-Germain e City. Cioè vuol dire quello. Vuol dire quello là, capito qual è il discorso? E c'è anche gente che mi dice no, perché quando i soldi li avevano il Real, il Barcellona e la Juve andava bene, adesso che c'erano il City e il Paris Saint-Germain non va bene. No, non è quello il discorso. Il discorso è che i soldi di Juve, Real e Barcellona, tolgo Real e Barcellona che hanno ricevuto aiuti statali, ma i soldi della Juve sono provenienti da un fondo e da una holding. I soldi del City del Paris Saint-Germain provengono da uno Stato, che è diverso. Io non ho mai avuto uno Stato catariota alle spalle che mi finanziasse i soldi, che mi finanziasse, che mi desse, che mi finanziasse anche gli acquisti, che mi finanziasse stipendi, trasferimenti, costi, gestione, sborsi, eccetera, eccetera. Fatemi sapere nei commenti.